Questo video è un riassunto della storia di The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Qui potrai scoprire o rivivere gli eventi che hanno preceduto The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Apri gli occhi, Link. Questa è la storia di Link, l'eroe che perse i suoi ricordi e lottò per salvare il mondo dalla minaccia della calamità Ganon. Tutto cominciò 100 anni fa, nel regno di Hyrule. Il ritorno della calamità Ganon era imminente. Zelda, la principessa di Hyrule. Link, l'eroe scelto dalla leggendaria spada, in grado di esorcizzare il male. E i 4 campioni provenienti da ciascuna regione di Hyrule si allearono e cominciarono a prepararsi per affrontare la calamità. Questo panorama con tutte le mie forze. Ma purtroppo Zelda non riusciva a risvegliare il suo sacro potere in grado di sigillare il male. Nonostante gli sforzi della principessa, la calamità Ganon resuscitò. È proprio lui. Si è risvegliato. Mostrando un potere devastante, Ganon diede inizio al suo attacco. Alla fine, i 4 campioni e il re di Hyrule persero la vita. Link riportò ferite molto gravi. E il regno di Hyrule fu raso al suolo. No! Per salvare Link da morte certa, Zelda riuscì finalmente a risvegliare i suoi poteri e a sigillare temporaneamente la calamità Ganon. Sono stata... Link venne trasportato al Sacrario della Rinascita, dove piombò in un sonno profondo per guarire dalle sue ferite. Prima che sia troppo tardi! Passarono 100 anni. Apri gli occhi, Link. Link si risvegliò al suono di una voce misteriosa. Perché si trovava lì? Cos'era successo? Non aveva alcuna memoria degli eventi passati. I suoi ricordi si erano persi nel tempo. Davanti a Link si aprì il regno di Hyrule, completamente trasformato. Purtroppo 100 anni or sono, il mio regno fu devastato da una calamità. Link incontrò lo spirito del re di Hyrule, caduto durante l'attacco della calamità Ganon. Link apprese che negli ultimi 100 anni la principessa Zelda aveva tenuto a bada la calamità senza l'aiuto di nessuno. Link, ti prego, aiutaci. Sei la nostra ultima speranza. Così Link iniziò il suo viaggio nel vasto regno di Hyrule per sconfiggere il male. Link affrontò nemici temibili e superò sfide ancestrali. Ma per fortuna non fu solo nel suo cammino. Mentre viaggiava per le terre del regno, recuperò gradualmente le forze. Non posso dire se tu oggi ne sia degno. Finalmente, Link tornò a brandire la leggendaria spada suprema.
per poter affrontare la calamità Ganon e riportare la pace nel regno. Ma io ho fiducia in te e nel tuo coraggio. Rinfrancato dalla voce di Zelda, Link si scontrò con il suo avversario più temibile. Finiscilo, Link! E dopo un'estenuante battaglia riuscì a metterlo spalle al muro. Zelda fece ricorso ai suoi sacri poteri e alla fine riuscì a sigillare la calamità Ganon una volta per tutte. Per questo ho sempre saputo che un giorno saresti riuscito a sconfiggere la calamità Ganon. Grazie, Link. Eroe di Hyrule. Ti ricordi? Ti ricordi di me? Dopo 100 lunghi anni, Link e Zelda erano finalmente riuniti. Ora poteva cominciare la ricostruzione di Hyrule per riportare il regno ai suoi antichi fasti.